Siamo le lavoratrici della scuola, del policlinico, precarie cooperative sociali, disoccupate, mamme di ragazzi disabili, dello SLAI COBAS per il sindacato di classe. Noi scendiamo in piazza per tutti gli attacchi che subiamo giornalmente, dal diritto al lavoro che viene calpestato perché siamo precarie, disoccupate, al diritto ai servizi sociali, ai servizi sanitari, la scuola che viene massacrata, mancano gli asili, contro la violenza sulle donne, per la libertà di scelta delle donne in tema di maternità. È uno sciopero, come si è detto, globale, perché le istanze sono globali e noi diciamo che è un attacco a 360 gradi e la nostra risposta deve essere pure a 360 gradi. Poi si è aggiunto anche questo aspetto che stiamo denunciando con questi cartelli, cioè come precarie delle cooperative sociali che ci occupiamo di assistenza ai ragazzi disabili nelle scuole, siamo state denunciate per manifestazione non autorizzata perché da mesi lottiamo per un diritto che non viene garantito agli studenti disabili e oggi infatti una nostra delegazione sta incontrando il prefetto proprio per denunciare questo fatto e ci sono anche le mamme, ragazzi che non vanno a scuola da mesi. Invece di denunciare le istituzioni che non garantiscono questi diritti, denunciano noi e noi non ci stiamo, quindi continueremo la nostra lotta.